Che Dio ci aiuti 5, trama quarta puntata. La foto ambigua di Nico e Ginevra. La serie Che Dio ci aiuti 5 in onda su Rai 1 sta confermando tutti i pronostici della vigilia. I telespettatori sono molto contenti e appassionati delle avventure che i protagonisti stanno vivendo. Anche nella quarta puntata vediamo Suor Angela mettersi a disposizione verso tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno. Decide di aiutare una bimba con un difficile rapporto con la mamma e poi si affianca a Nico nelle ricerche di uno studente disperso. Brutto enigma invece per Ginevra, che riceve una fotografia in cui è ritratta in atteggiamenti ambigui con l'avvocato al ballo scolastico, ma il tutto è avvolto da un grande mistero. Perché non ricorda nulla? Prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti di Che Dio ci aiuti 5, cerchiamo di riassumere gli ultimi avvenimenti. Che Dio ci aiuti 5, dove eravamo rimasti? Nico è molto preso dalla sua storia con Maria e gli piacerebbe molto frequentarla di più e consolidare il loro rapporto. Ma nello stesso tempo qualcosa lo fa risultare un po' ambiguo agli occhi della ragazza. Azzurra decide di voler rimettere in vendita il convento e si mette alla ricerca di un nuovo compratore, tra lo stupore generale delle suore. Che Dio ci aiuti 5, trama quarta puntata, episodio 7, fuori. Anche in questo episodio non sfugge all'occhio attento di Suor Angela la situazione complicata tra una mamma e una figlia. In questo triste e travagliato rapporto la vittima sembra essere la piccolina e la religiosa non può fare a meno di occuparsene per cercare di aiutarla. Maria ha bisogno di affrontare suo padre, ma non sentendosi proprio a suo agio, chiede aiuto a Nico, che accetta di aiutarla. Ma le cose non vanno proprio come lei sperava. Il giovane avvocato, suo malgrado, si troverà ad un ballo scolastico con Ginevra, dal quale nasceranno alcuni imprevisti. Suor Angela e Suor Costanza stanno cercando a tutti i costi di ostacolare Azzurra dal vendere il convento, cercando di boicottarla, ma non ci riescono. Ed ecco che arriva il primo compratore. Si chiama Athos, un tipo un po' ambiguo con qualche mistero con sé. Vuole davvero acquistare il convento? Che Dio ci aiuti 5, trama quarta puntata, episodio 8. L'ultimo ricordo. Questo episodio è ricco di colpi di scena. Nico sta cercando uno studente del quale non si hanno più tracce e a dargli manforte ci sarà la sempre disponibile Suor Angela. Ginevra riceve delle foto che la ritraggono in atteggiamenti compromettenti con Nico, al ballo, ma la cosa grave è che lei non ricorda nulla. Ha bisogno di chiedere subito a Nico per vedere se lui sa cosa è successo. Azzurra deve avere un incontro con il compratore misterioso Athos, ma c'è qualcosa che la frena. Scoprirà infatti di conoscere già l'uomo. Valentina, ormai ripresasi, organizza una cena romantica con Gabriele, ma accade qualcosa che stravolge i loro piani. Cosa sarà mai successo al ballo tra Nico e Ginevra? E chi è Athos, l'uomo misterioso giunto apparentemente per comprare il convento? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.